un commento. Allora, il programma suggerito da Tibaldi sicuramente può essere utile, ma credo che sia del tutto secondario ad una decisione, ad un cambiamento da fare preventivamente, da lui accennato, senza il quale un programma del genere è assolutamente inutile, ossia l'abolizione, che dovrebbe essere radicale e completa, delle associazioni tra farmaci antipsicotici, che invece è una pratica dilagante nei servizi di salute mentale e che ad oggi, a quasi 60 anni dall'introduzione del primo antipsicotico in letteratura, non è supportata da nemmeno un singolo studio controllato che dimostri che l'associazione tra due o N antipsicotici funzioni meglio della somministrazione di un farmaco in monoterapia per il tempo adeguato e al dosaggio adeguato. Voglio anche aggiungere che rispetto alla tabella presentata da Tibaldi circa l'uso degli antipsicotici in Veneto, che dimostrava come i due antipsicotici, il primo, il più utilizzato, fosse la quetiapina e la aripiprazolo fosse al terzo posto, 15 giorni fa o 20 giorni fa è stata pubblicata su Lancet la terza versione di una sofisticatissima meta-analisi sull'efficacia di tutti gli antipsicotici fatta da Steven Leucht, John Davis, in questa c'erano anche Corrado Barbui e Andrea Cipriani di Verona, che dimostra per la terza volta consecutiva che i quattro antipsicotici più efficaci sono innanzitutto la clozapina, che è il più efficace di tutti, e poi olanzapina, risperidone ed amisulpride, stranamente non utilizzato dappertutto se non in Francia. Le linee guida di molti le linee guida per gli interventi, per esempio in caso di prima psicosi, dicono molte linee guida, alcune linee guida dicono chiaramente che la strategia assolutamente preferenziale dovrebbe essere quella di utilizzare il risperidone al dosaggio più basso possibile, che significa 2 mg in monosomministrazione serale. A ciò andrebbe accompagnato, come dicevo prima, perché anche in questo caso, se non si attua questa modificazione radicale, rimarremo al punto di partenza, una abolizione drastica dell'uso del valproato in qualsiasi condizione patologica al di fuori di un disturbo bipolare che sia chiaramente dimostrato, oppure di un episodio maniacale acuto, perché, ripeto quello che ho detto prima, ad oggi non esiste alcunissima dimostrazione che il valproato sia efficace in qualsivoglia altra condizione patologica, quale schizofrenia, disturbo borderline di personalità, disturbo di scontrollo degli impulsi, aggressività, eccetera, eccetera. In letteratura sono riportati più di 100 casi. Ti chiedo di stare sul tema che è la, va bene. E poi, la promozione della terzo punto, il discorso della discontinuazione degli antipsicotici che faceva Tibaldi è un discorso sicuramente accettabile, ma che in realtà dovrebbe essere già pratica clinica concreta, e ancora una volta non lo è, perché in tutte le linee guida internazionali è scritto che se un paziente al primo episodio psicotico trattato con una monoterapia antipsicotica per un anno ha una remissione completa, dopo un anno dovrebbe discontinuare il trattamento. Questo viene fatto? Solitamente no. Parola al dottor Rubens Bonatti. Cercherò di essere sintetico, anche se l'argomento che è stato presentato nella brillante relazione fatta dal collega mi ha stimolato molto per parecchie domande soprattutto. Beh, intanto io credo che sia stata spezzata anche da De Girolamo una lancia per l'ennesima volta, e un warning anche che sento personalmente come professionista rispetto alle politerapie con neurolettici. Io personalmente ho fatto un'indagine che poi è stata fatta proprio anche da tutto il Dipartimento,
dell'uso, diciamo così, delle politerapie nei nostri servizi, e abbiamo visto che purtroppo è una prassi consolidata che si facciano politerapie con 2, 3, 4, 5, 6 neurolettici. Sono arrivato al record di 6 neurolettici messi volta, tutti insieme per un paziente. E in effetti questo è documentato in tutta la letteratura internazionale, aumenta in maniera esponenziale il rischio di morte improvvisa dei nostri pazienti. Ecco, poi io colgo anche delle contraddizioni che in pratica derivano dalla lettura di altra letteratura, dalla frequentazione anche di convegni, sulla discontinuazione. Mi riferisco al problema della discontinuità del trattamento neurolettico e anche dalla mia esperienza personale. Ecco, se voi avete un paziente che è in trattamento con clozapina, credo che la sospensione del trattamento o l'interruzione dello stesso, molto spesso lo fanno i pazienti, crei dei problemi non indifferenti. D'altra parte, una serie di slide che Luca Pani, attuale presidente dell'AIFA, presentava in molti convegni a cui ho partecipato, è proprio relativa alla perdita di sostanza in relazione alla discontinuazione del trattamento. Quindi Andrea Asen, con l'ultimo articolo pubblicato sull'American Journal, ci dà una luce nuova, accende una luce nuova su questo aspetto della perdita di sostanze, che invece sarebbe in relazione ad un uso elevato soprattutto dei farmaci neurolettici. Quindi io credo che, insomma, di fronte a queste due valutazioni, che sono, diciamo così, anche antitetiche, bisogna cercare di aprire un dibattito, e sono secondo me fonte di ulteriori ricerche importanti in questo campo. Ecco. Io riporto anche una mia esperienza personale, che sarà aneddotica per molti versi, non è evidentemente un trial a doppio cieco, né una valutazione di altro genere, però a me è capitato nella mia esperienza clinica di togliere a dei pazienti che vedevo da 20 anni un trattamento neurolettico a bassissimo dosaggio. Ho un paziente che per anni faceva un trattamento a 2,5 mg di olanzapina, quindi assolutamente un dosaggio basso, in perfetto equilibrio. Quindi a un certo punto, dopo anni e anni che lo vedevo, ho pensato di togliere questo trattamento. Vi posso assicurare che con il senno di poi non lo farò mai più, perché dopo 2 o 3 giorni questo paziente è virato in una crisi talmente imponente, si tratta di una schizofrenia catalogata come catatonica a suo tempo, per cui per tirarlo fuori è stato necessario poi successivamente invece un alto dosaggio dello stesso farmaco, uno switch verso altri neurolettici e così via. Quindi io sono perfettamente d'accordo che di fronte a questi dati si apre una riflessione, quantomeno per non utilizzare, perché sono, diciamo così, una mala pratica, le politerapie. Poi fra l'altro ci sono anche delle scale di valutazione che misurano, diciamo così, l'effetto sommatorio di più neurolettici insieme, cioè ce n'è una con la clozapina, per cui mettendo altri neurolettici arrivano a livelli posologici che sono oltre il limite di guardia. Chiaramente off-label, ecco, in questo senso. Quindi un dibattito e una discussione seria su dei problemi di questo genere va aperta sicuramente. Anche per non cadere nel tranello poi di demonizzare i farmaci, cioè nell'eccesso contrario. Io ho visto con interesse i risultati delle prime valutazioni sui risultati di GetUp, e una cosa mi ha colpito a proposito di farmaci, perché GetUp ha ottenuto sicuramente un brillante risultato quando ha calato l'uso delle benzodiazepine nei pazienti schizofrenici e anche degli antidepressivi, ma se voi vedete i neurolettici sono rimasti esattamente come erano prima, quindi anche su questo punto va aperta una riflessione. Vi ringrazio. Grazie. Angelo Cocchi. Un minuto, dov'è? Anche c'è il gelato. Un'osservazione sola, perché in qualche modo mette insieme alcune delle cose dette da Tibaldi, da Giovanni De Girolamo, e anche osservazioni che erano emesse prima. A me sembra che su quell'articolo, sulla presentazione dell'articolo di Aro fatta da Padme Gorri, ci fosse alla fine, però non mi ricordo più bene, una specie, anche perché poi veniva analizzato l'aspetto della recovery, di una valutazione di stanza di
di un po' di anni rispetto al trattamento, in relazione al trattamento continuativo o alla discontinuazione, che era un po' diversa. Mi sembra che, ma mi sembra proprio, non mi ricordo bene perché è di qualche mese fa, che ci fosse un invito in qualche modo a fare una ricerca multicentrica, ad avviare delle cose multicentriche, non solo non in un paese ma in più paesi. Prima Angelo ha detto, credo che sia stato tu a dire, beh, qui l'IPP potrebbe, ma l'IPP è troppo debole e anche le società scientifiche forti non sono in grado di avviare. Quindi io non so, in qualche modo rilancio la palla a qualcuno dei presenti, magari proprio a te che dirigi un dipartimento in un'area importante, eccetera. Se si riuscisse a mettere insieme, c'erano alcune linee guida su un'ipotesi di ricerca, quella lì o una cambiata su quella presentazione di Megori, riuscire a mettere insieme qualche cosa che possa, come dire, inserire anche una voce italiana, partendo anche da questa cosa, ma una voce italiana in questo dibattito che è importante, e sappiamo tutti quali sono i problemi. Grazie. Abbiamo una quarta richiesta di intervento da parte di Corlito e poi chiudiamo qui gli interventi. A voi. Ma io inviterei i colleghi a un atteggiamento su questa questione dei farmaci di maggiore sobrietà. In questo senso, perché si rischia di fare una discussione un po' all'italiana tra Guelfi e Ghibellini, tra chi è a favore e chi è contro. Allora, il dibattito sull'uso dei farmaci mi sembra un po' datato, faccio un'unica citazione. Se voi prendete gli atti di un convegno tenuto qui vicino a Bologna, New Trend in Schizofrenia, che data 1986, trovate le stesse questioni. Quelli che hanno fatto della buona clinica sanno che le politerapie non devono essere fatte, che le monoterapie sono un fatto acquisito. Io ho partecipato a uno studio quando ero direttore a Grosseto, fatto dalla clinica psichiatrica di Pisa, non pubblicato, in cui tutti i dipartimenti della costa, compresi quelli che fanno riferimento alle posizioni più estreme della psichiatria, fanno le politerapie, eccetto quello di Grosseto, perché io ho un'educazione veronese, quindi ho insistito con i miei di fare questo, ma è del tutto datato. Quello che mi sembra davvero nuovo, che andrebbe un po', poi su quello che dice Beppe Tibaldi sono d'accordo, andrebbe monitorato e noi facciamo poche segnalazioni sugli eventi avversi, questo è vero, si è detto in Toscana più di una volta. Quello che mi sembra davvero significativo è il cambiamento a 360 gradi della posizione di Andreasen, cioè negli anni 90 l'Andreasen con Crow ci hanno insegnato all'epoca con molta forza l'esistenza delle due sindromi. Cioè quella negativa che era basata su, allora si diceva, qualche insufficienza genetica per cui quella in cui c'erano meno popolazioni di neuroni andava verso esiti negativi, e poi c'è quella che rispondeva ai farmaci che non aveva la lesione neurologica. Adesso lei sta dicendo una cosa esattamente contraria, cioè sta dicendo che la sindrome in cui ci sono una riduzione della produzione neuronica non è dovuta a un evento genetico, ma è dovuta all'uso dei farmaci. Beh, bisogna un po' vedere, cioè qualcuno lo deve dimostrare con chiarezza, altrimenti facciamo una roba ideologica. Grazie. Ti do direttamente la parola Fabrizio. Proprio per evitare questioni appunto tra Guelfi e Ghibellini, mi pare che due delle cose che suggeriva Beppe Tibaldi possano divenire, indifferentemente dalla posizione che uno assume, diciamo principi di pratica quotidiana. Il primo, quello di arrivare a quel 90% di monitoraggio che ci suggeriva anche Shires stamane. Se noi acquisissimo la mentalità di non solo, come dire, acquistare uno strumento che ci viene venduto come efficace, ma di verificarne in corso d'opera gli effetti che produce, io ho l'impressione che faremo un servizio importante alle persone che si rivolgono a noi. La seconda è quella di mobilizzare la capacità di automonitoraggio da parte dei nostri interlocutori.
e quindi ancora una volta tirare in ballo, e mi pareva che in questa direzione andasse anche un'ipotesi che faceva Tibaldi, tirare in ballo le persone per l'operatività pratica di questo monitoraggio. Io mi chiedo se la questione della clozapina alla quale ci siamo abituati non sia in realtà diretta conseguenza delle indicazioni che sono state definite nella scheda tecnica, e se non sia il caso, alla luce delle, mi pare, pesanti evidenze che sono disponibili, non tanto sulla questione dell'efficacia, ma sulla questione degli effetti collaterali legati ai farmaci, se non sia il caso di, come dire, richiedere che questo impegno diventi obbligatorio anche per tutte le altre terapie. Come dire, fare in modo che questo principio, da principio di buona pratica clinica, diventi diritto esigibile, in assenza del quale si configura una imperizia o perlomeno una negligenza. Ecco, ho l'impressione che se andassimo su questo aspetto probabilmente la questione migliorerebbe drammaticamente da un giorno all'altro. Bene, grazie Fabrizio. Beh, allora io, Beppe, ti do la parola, sintetizzerei in questi termini. Sulla discontinuazione c'è da discutere, sulle politerapie e sul monitoraggio siamo tutti d'accordo, bisogna farlo. Per me va bene la tua conclusione, cioè sono molto d'accordo con quello che diceva Fabrizio sul fatto che questo monitoraggio, perché ho fatto il parallelo con la clozapina, va fatto diventare vincolante, non deve essere lasciato, e quindi la mia proposta è in linea con quello che diceva adesso Fabrizio. C'è un modo per farlo diventare non una buona pratica ma un vincolo di legittimità nel momento in cui si prescrivono questi farmaci. Non volevo suscitare dibattito tra Guelfi e Ghibellini. Io penso che la sospensione dei farmaci non è uno scandalo, le associazioni degli utenti e dei familiari a livello internazionale pongono fortemente questo tema. Io mi limito a dire che evidentemente se Peter Tyrer e Nancy Andreasen dicono determinate cose, io ritengo che non siano passate da Ghibellini a Guelfi, ma che abbiano quella trasparenza british o anglosassone che gli permette di rivalutare le proprie posizioni qualche anno dopo. Grazie. Grazie.